La bambola. L'aveva sempre desiderata, la sognava anche di notte, la chiedeva in tutte le occasioni alla misera madre, moglie di un muratore occasionale. I tempi erano duri, come sempre, per la povera gente. Si può dire che ne aveva fatto un'idea fissa, una fissazione. La madre prometteva e rimandava, non aveva altre scelte, era disperata. Quel giorno era la festa di San Casello, il patrono della città, molto venerato agli sabbietti. Tutto era festa, con luminarie, bancarelle e banditori, tutti avevano messo l'abito più bello. Anche la bambina dal sogno struggente era stata vestita ed ornata. Dopo l'ennesima raccomandazione a non chiedere nulla, si diresse nel cuore di tutta quella folla vociante e inebriata. Anche la bambina rimase inebriata, fu presa da quella frenesia e più ardente si fece in lei il desiderio del suo sogno, la bambola. La piccola comitiva si fermò ad un chiostro a forma circolare, dove un omone dalla voce esagerata dal megafono invitava la povera gente a comprare un biglietto per partecipare al sorteggio di un giocattolo diverso di volta in volta, una macchinina, un pallone e altre ciambruzzaglie. La bimba fu assente fino a quando quel vociolo non annunciò che avrebbe messo in sorteggio la bellissima bambola Zelda, dai capelli veri e dal volto di porcellana uscito dalle proprie mani della maga Alma. La bimba dimenticò tutte le promesse ed incominciò a piangere un pianto disperato, chiedendo a gran voce quel giocattolo, mentre la madre, disagiata, comprava per poco spicciare un biglietto della rissa. Tutta la scena non era sfuggita all'attenzione dell'omone, che oltre ad avere la voce grossa aveva anche un cuore grande. Non si seppe mai per quale vie. Il destino volle che la bambola fosse stata assegnata proprio alla bambina volente. Oggi, quella bimba alla soglia degli 80 anni ricorda e racconta per l'ennesima volta questa storia ai suoi nipotini. Ed io penso, ah, se gli uomini facessero più miracoli.